Allora, buongiorno, ciao e ben trovati. Questo evento di presentazione della Fabio Simone e Denaro Pubblico, Codice Pubblico, visto che stiamo celebrando la traduzione in italiano. E le presentazioni saranno quattro: per primo Marty Conway, il secondo Raul Magu, poi Lorenzo Angeli e Marco Ciampa per concludere, che parleranno di vari aspetti, diciamo, dal punto di vista di chi è a vario titolo coinvolto con la Software Foundation piuttosto che con la specifica iniziativa della traduzione in italiano di questo testo, di questo documento. Io sono Vincenzo Andrea, faccio parte del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università, siamo ospitati qui a Sociologia, è bello che l'Università ospiti anche questi eventi. E basta, niente, lasciamo spazio alle presentazioni che saranno piuttosto brevi e per lasciare anche del tempo per le vostre domande. Vi segnalo che viene registrato tutto, la presentazione, e anche la discussione successiva, ma verrà pubblicato soltanto la parte di video che riguarda le quattro presentazioni e le loro eventuali risposte, non verranno, diciamo, pubblicate immagini che riguardano il pubblico. Quindi potete stare tranquilli che non dovete toccarvi troppo i capelli, che verrete guardati. Bene, grazie, lascio subito la parola a Patrick. Grazie ancora di essere. Buonasera a tutti, benvenuti, piacere essere qui oggi per poter presentare, primis il mio compito è presentare il ruolo della Free Software Foundation Europe e dare un contesto a questa attività che è stata fatta dai volontari, dai sostenitori italiani, soprattutto Raul e anche Luca, Marco, soprattutto il team di traduttori italiani che ogni giorno quasi collaborano, contribuiscono a rendere il messaggio del software libero facile e comprensibile anche per chi parla l'italiano. Ho voluto iniziare con una slide che alcuni di voi forse già conoscono, sapete cos'è il software libero probabilmente. Si vede su questa slide anche un GNU che è un po' l'origine dell'idea del software libero, poi tornerò su questo progetto GNU che era partito già negli anni 80. E in generale cos'è il software libero? Il software libero vuole dare all'utente finale quattro libertà: la libertà di utilizzare il programma in ogni condizione, per ogni scopo. Questo è anche un tema attuale, viene discusso adesso anche con la domanda se utilizzarlo anche in conflitti, in guerre, la libertà di studiare come questo software funziona, la libertà di condividere questo sapere e anche il software stesso, e come ultima libertà, delle quattro libertà che il software deve dare per essere software libero, la libertà di migliorare il software, cioè di migliorare la tecnologia che viene utilizzata. Perché è importante? E torno al progetto GNU che è partito negli anni 80. Negli anni 80 era molto difficile spiegare il valore di queste quattro libertà, perché non avevamo ancora la situazione di oggi, la dipendenza dal software, dalla tecnologia che vediamo oggi. Qui ho voluto portare una foto di un pacemaker, ricordatemi in italiano, pacemaker. Il pacemaker aiuta una persona che ha problemi al cuore a sopravvivere, per cui grazie alla tecnologia la nostra società, l'umanità ha potuto aumentare il proprio benessere. Dall'altra parte la società ha creato una forte dipendenza dalla tecnologia, per cui la tecnologia da un lato ci aiuta come società a migliorare il nostro tenore di vita, a avere
una vita più serena grazie alla tecnologia, dall'altra parte però siamo dipendenti dalla tecnologia che utilizziamo, che non vuol dire che la tecnologia è cattiva, però se io utilizzo tecnologia e dipendo da questa tecnologia, ovviamente io voglio che la tecnologia non sia sconosciuta e conosciuta solo da pochi, ma voglio che tante persone possano studiare e capire come questa tecnologia funziona, che tante persone possano identificare eventuali problemi che questa tecnologia ha, per migliorarla prima che io abbia un effetto negativo. Per cui qui su questa foto che ho preso, tra l'altro c'è tutta, si vede benissimo una persona che studia la tecnologia e spiega la tecnologia ad altri e così diffonde la conoscenza di questa tecnologia e crea questo contesto che è importante al fine che la società possa migliorare velocemente la tecnologia di cui siamo dipendenti sempre di più. Qual è il ruolo della Free Software Foundation Europe in tutto questo? Noi vogliamo creare soprattutto consapevolezza su questo tema, vogliamo informare le persone che devono prendere decisioni, vogliamo aiutare chi deve definire le policies, le politiche, no? Al fine che le politiche vengano formulate in modo che siano utilizzabili e coerenti anche con questi valori. E il terzo punto è il diritto. Spesso il software libero viene chiamato sbagliatamente software senza licenza, che non è vero. Infatti il software ha una licenza d'uso, solo che nella licenza d'uso viene formulato che l'utente ha le quattro libertà. Solo se queste quattro libertà vengono definite e garantite all'utente attraverso la licenza del software, possiamo parlare di software libero. Come facciamo a istruire, a informare, a creare la consapevolezza? Come Free Software Foundation Europe organizziamo eventi, conferenze. Ad esempio questa è Fanny, che alcuni di voi conoscono, è una collaboratrice della Free Software Foundation Europe che sta moderando un track sulla sostenibilità informatica. Facciamo brochure, campagne informative, merchandising e facciamo campagne di divulgazione. E ho scelto questa campagna per dirvi che il nostro approccio, e questo forse ci distingue da alcune altre organizzazioni, è un approccio positivo. Noi non vogliamo portare un messaggio di state attenti, ma più un messaggio di guardate cos'è possibile. E questa campagna si chiama I Love the Software, che facciamo ogni anno durante San Valentino. E l'idea è che gli utenti scrivono una lettera di ringraziamento agli sviluppatori dei software che loro usano quotidianamente. L'effetto è che gli sviluppatori vengono ringraziati per il loro lavoro e che l'utente capisce quanto software libero già sta utilizzando quotidianamente. E così con un messaggio di ringraziamento, un messaggio positivo, informiamo e creiamo la consapevolezza che è necessario. Ovviamente attraverso stands che organizziamo durante delle conferenze creiamo anche questa opportunità di fare rete, tra l'altro alcuni di voi li vedo anche sulla foto, e così si incontrano persone di aziende, persone di pubbliche amministrazioni, sviluppatori, utenti e iniziano questo dialogo che secondo noi è molto importante per la nostra società. La campagna per la quale siamo qui oggi si chiama Public Money, Public Code, denaro pubblico, codice pubblico, e vuole informare la pubblica amministrazione, vuole informare coloro che devono prendere decisioni nella pubblica amministrazione su che tecnologia acquistare o utilizzare, sui vantaggi del software libero. Vogliamo dare a loro l'informazione di cui hanno necessità quando fanno il public procurement. E questa è la brochure ancora in inglese, grazie al team di traduttori italiani. Adesso tutte le informazioni, tutto questo sapere è disponibile in italiano e collaboriamo con tantissime organizzazioni e communities che
che ci aiutano a moltiplicare, a portare questo messaggio in tutto il mondo, direi, perché ormai sono partner internazionali. Come ultima slide ho portata questa, e è una frase che cita spesso il nostro presidente della Free Software Foundation Europe, Matthias Kirchner, che dice: tante persone in tanti piccoli luoghi fanno tante piccole cose e con questo cambiano il mondo. E questa è un po' l'idea della Free Software Foundation Europe. Tanti sostenitori del software libero insieme riescono a cambiare il mondo. E vi invito, se avete tempo, di visitare il nostro sito. Sotto Contribute trovate informazioni su come poter contribuire al software libero in generale. Grazie. Mi unisco a Patrick e a Vincenzo nel ringraziarvi di essere qui, e il mio intervento si basa fondamentalmente nel raccontare un attimo questa brochure, collegarla con alcune cose che non sono esplicitamente nella brochure, appunto perché c'è un riferimento ma breve ed è importante per il caso italiano, e un'altra cosa invece di cui parlerò è semplicemente uscita dopo rispetto a quanto presentato qua. E anch'io come Patrick avevo messo come prima frase cos'è il software libero. Appunto, il software libero è un software il cui codice è rilasciato in maniera aperta, che pertanto permette a chiunque di poterlo usare, ma anche studiare, condividere e migliorare. Questi quattro principi che trovate nella preparazione della brochure sono un po' il pilastro su cui poi si fonda tutto il discorso sul software libero e quindi anche le cose che hanno a che fare con la campagna Public Money, Public Code, quindi la pubblica amministrazione e il mondo pubblico in generale. Una delle cose che viene detta spesso sul software libero, nella brochure si parla di falsi miti sul software libero, è che il software libero non si può fare business sul software libero, non è conciliabile con il nostro mondo basato sui soldi, detto molto male. Io qui ho voluto citare questo studio fatto nel 2018 i cui risultati sono stati poi pubblicati l'anno scorso dalla Commissione europea, e con il risultato di questa osservazione del software open source in Europa, dice che su 1 milione di euro investiti nel 2018 dalle aziende si hanno un miliardo, si ha un impatto economico che oscilla tra 65-95 miliardi di euro di impatto su questo investimento iniziale. Quindi, come dire, questa cosa, al di là delle prova, al di là di ogni qualsiasi dubbio, il fatto che il software libero permette anche di fare business se si vuole. Un'altra cosa che è menzionata alla fine di questo report è che il software libero ha anche degli impatti enormemente positivi sulla sostenibilità dell'hardware e quindi sulla sostenibilità ambientale dei nostri prodotti digitali. Se poi volete le slide, alla fine c'è la mia mail, in fondo vi ho messo il link al report, se qualcuno fosse interessato, sono 350 pagine, però sono leggibili. Sul software libero in Italia, in realtà noi abbiamo anche una serie di vantaggi reali dal punto di vista amministrativo. Abbiamo questo codice dell'amministrazione digitale, spesso abbreviato come CAD, che ha due articoli, l'articolo 68 e l'articolo 69, nel quale il software libero è menzionato esplicitamente, e in particolare nell'articolo 68 dice che la pubblica amministrazione può
decidere di comprare programmi o di pagare licenze solo nel momento in cui non siano disponibili all'interno questi software simili che permette servizi similari, o non ci siano software liberi o con codice aperto che permettano di fare servizi simili. L'altro punto qui mi sono aiutato, mi sono preso proprio una citazione letterale dal codice: le amministrazioni pubbliche che siano titolari di soluzioni di programmi informatici realizzate su specifiche indicazioni del committente pubblico hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente. Per cui proprio a livello di questo codice in Italia noi abbiamo già naturalmente una propensione verso l'utilizzo di codice pubblico. Nel 2016 l'idea del codice pubblico è arrivato anche negli Stati Uniti. C'è stata questa proposta di legge del Public Code, per cui appunto la proposta era di rendere pubblico tutto il software sviluppato specificatamente dal governo, e poi questa cosa è stata resa operativa dal Dipartimento del Commercio con almeno il 20%. Quindi il software libero è parte già integrante di varie amministrazioni, l'amministrazione italiana ma anche l'amministrazione statunitense, che sicuramente non ha una visione di un mercato liberale, ciò nonostante comunque ha visto i vantaggi del codice libero e del codice aperto e ha voluto integrarlo nel suo pubblico. A livello di sicurezza, il codice libero il software libero, il codice aperto è tendenzialmente più sicuro. Non si può dire mai che un software è sicuro al 100%, ma essendo appunto aperto e leggibile da chiunque può verificarne eventuali problemi di sicurezza e quindi si possono correggere e migliorare. In Europa noi abbiamo già una serie di pubbliche amministrazioni, questa è una paginetta presa dalla brochure, di pubbliche amministrazioni che usano software libero, che poi è usato anche al di fuori dell'Europa. Ad esempio NuHealth aiuta a gestire i dati pubblici, o Consul è una piattaforma che favorisce forme di democrazia diretta e di feedback dal governo. Oltre appunto al fatto di avere degli esempi che mostrano che sia possibile e vantaggioso, ci sono poi degli ulteriori vantaggi proprio a livello gestionale e economico, che se un ente sviluppa un software, questo software poi è reso libero, qualsiasi altro ente lo può usare, può contribuirne allo sviluppo, quindi l'ente principale può avere un software migliorato, integrato con altre funzioni, e il secondo ente ha, come dire, costi molto più bassi. Questo è un caso di un software per il rilievo fotografico che è stato poi adottato dal portale geografico nazionale islandese e dall'ente di rilievo topografico della Finlandia, e che poi hanno a loro volta contribuito al progetto iniziale. Quindi questo è un buon caso, un esempio di buona pratica da cui si potrebbe Io ho parlato insomma delle varie tematiche che si sono toccate in questa piccola brochure. Vi invito a andare al link al sito di Free Software Foundation per maggiori informazioni, e se voleste queste slide con i link ai vari codici di amministrazione digitale, le leggi americane o questo studio dell'Unione Europea, basta che mi mandate una mail. Io con questo concluso e passerei la parola a Marco. Allora, Salus. Io non ho delle slide, meglio così qualcuno penserà sarà più che mi attendo. Sono qua per testimoniare più o meno il motto che ha detto Patrick, e adesso ti darò un suggerimento, Patrick,
ha un altro motto ancora più carino, secondo me. Diciamo, Marco Ciampa, sono un volontario di Software Foundation, in generale sono un, diciamo, traduttore, attivista e qualcuno che in genere cerca di aiutare il prossimo, perché penso che l'utilizzo del software libero principalmente serva a questo, a aiutare il prossimo. Ecco, io ho fatto mio un motto di Martin Luther King che è simile a quello che ha portato Patrick, e dice questo, scusate la mia memoria è terribile: se non posso fare grandi cose, posso essere fantastico in tante piccole cose. E io ho esattamente questa la descrizione di quello che faccio io. Non sono un grande hacker, non ho particolari competenze e quindi adopero per fare tanti piccoli aiuti. In particolare, in questo caso, visto che si parla di pubblica amministrazione, io sono un impiegato della pubblica amministrazione, ma io ho una pubblica amministrazione un po' particolare, di una scuola. E è per questo che volevo intervenire, principalmente per testimoniare una cosa: che c'è scarsa consapevolezza dell'importanza fondamentale del codice libero nella pubblica amministrazione. La qualcosa alle volte è un po' grottesca, come nello studio riportato a Rao della commissione, credo che fosse la commissione del cloud della innovazione digitale della Comunità Europea del 2011, del 2021, quindi dell'anno scorso. Si vedono degli enormi vantaggi a utilizzare il software libero, ma sembra che, a parte poi queste grandi ricerche che dimostrano quello che noi sappiamo già da tempo, non vadano oltre. Principalmente non vanno oltre nel cercare di impostare per la pubblica amministrazione un comportamento positivo. Per esempio, si è prima menzionato il CAD. Il CAD è un regolamento fatto benissimo, dove è scritto molto bene i principi che dovrebbe attuare la pubblica amministrazione. Dov'è il problema? Dove sono le sanzioni? Noi purtroppo sappiamo che se noi dicessimo che bisogna fermarsi al semaforo rosso, ma non c'è nessuna multa se non ti fermi, il risultato sarebbe abbastanza catastrofico. Quindi noi abbiamo un sacco di iniziative molto positive, con tante delle ricerche che dimostrano quello che è sotto gli occhi di tutti. Per intenderci, l'Europa utilizza in gran parte piattaforme oltreoceano e queste piattaforme sono basate in gran parte su tecnologie che magari sono nate in Europa. Quindi noi siamo bravi, facciamo un sacco di ricerche, condividiamo il codice, eccetera, inventiamo Linux e dopodiché andiamo a acquistarlo come prodotto dagli Stati Uniti, dove non c'è tutta la sensibilità sulla privacy, sui dati che abbiamo noi in Europa con appunto il GDPR e altre regolamentazioni che garantiscono, diciamo, ai cittadini europei molti più diritti. Quindi dicevo, manca la sensibilità. Io lavoro in una scuola e la vedo questa cosa tutti i giorni. Faccio un altro esempio: siamo partiti dall'Europa, siamo andati a parlare dell'Italia e adesso andiamo a parlare del Trentino e dell'Alto Adige. Queste sono due province molto, diciamo, siamo sempre al massimo livello come vivibilità, come servizi, come strutture, e nella scuola non siamo da meno, perché per esempio in provincia di Bolzano, provincia di Trento, si è deciso che per garantire un rapporto diciamo egalitario per quanto riguarda la pubblica istruzione, i libri delle scuole elementari sono, a fondo,
per tutto, scuole medie e scuole superiori sono in comodato gratuito, ok? Con l'evoluzione della scienza e della tecnologia vediamo sempre di più libri digitali, libri che sono in parte cartacei, ma in parte hanno allegato un CD, hanno allegato un codice, parte dei contenuti multimediali sono disponibili solamente da rete, e questa cosa ha dei grossi limiti, perché i libri sono in comunicato gratuito, ma magari il CD viene rovinato, non viene restituito, quindi praticamente il libro diventa quasi inservibile. Il codice ha una scadenza temporale, oppure è legato a un singolo utente, quindi è perfettamente inutile andare a passarlo a un altro studente quando poi il codice non può essere riutilizzato. Quando il legislatore provinciale ha deciso di fare questo investimento sulla scuola locale, non ha pensato a questa cosa qua, e non ha pensato proprio perché manca questa consapevolezza. Io faccio parte di una scuola e vedo queste cose in altri ambiti tutti i giorni. Professori che inaugurano corsi di vario genere, dalla fotografia, multimediale, eccetera, e partono col proporre il primo prodotto che gli capita sotto mano, non pensando alle implicazioni che questo comporta. Esempio, corso di fotografia, bellissimo, la scuola per poche ore di corso di base, che è un qualunque programma open source di fotoritocco poteva essere espletato tranquillamente, investono molti soldi per avere una licenza per installare questo software su delle macchine in locale. Questo software non può essere copiato, i lavori dei ragazzi finiscono sul cloud dell'azienda che lo produce e ha una scadenza temporale. I ragazzi imparano a usare questo programma e che cosa portano a casa? Il nome dell'azienda, il nome del programma, si sono imparati a utilizzarlo e poi scoprono che devono pagare centinaia di euro l'anno per poterlo comprare e installare sui propri computer di casa. E notare bene, non va su tutti i computer, va solo su certi tipi di computer. Quindi questo ha un impatto enorme sulla fruibilità delle lezioni che vengono trasmesse a scuola, e non c'è la consapevolezza della conseguenza di questa scelta, perché di fatto è una scelta, no? Per cui io dico, da utente di una pubblica amministrazione, ma una pubblica amministrazione particolare, perché la mia pubblica amministrazione produce i cittadini del futuro e i futuri amministratori della nostra provincia, del nostro Stato e della nostra Europa. E quindi, secondo me, è particolarmente importante che, e quindi poi io introdurrò in questo modo magari il dibattito successivo, che si investa sulla formazione di docenti, di studenti, e su un approccio del fare, magari in collaborazione, visto che il software libero ha anche questo bellissimo effetto di riciclo, riuso, non inquinamento, con tutte le organizzazioni che ormai stanno facendo la voce grossa, perché sapete qual è la condizione climatica e del nostro mondo. Quindi noi abbiamo tre campi, assi, su cui scommettere, e dobbiamo farlo. Questa iniziativa bellissima, volta alla pubblica amministrazione, è solo una parte di quello che fa Free Software Foundation e quello che fanno tutte le persone che sono coinvolte nel software libero. Ma bisogna rendersi conto che
manca ancora tantissimo la consapevolezza delle implicazioni, delle scelte o delle non scelte che vengono fatte con il software. Il software di fatto è la lingua che parla del nostro futuro, e senza la comprensione di questa lingua non c'è futuro. Questa è una cosa che ho visto per esempio al Festival dell'Economia, dove ho sentito parlare delle persone che seguono sulle sedie di decisionali, e non vado a ripetere, non mi dico neanche chi, ma ho sentito delle tale assurdità derivate proprio dalla mancanza di conoscenza della materia che sono rimasto impressionato. Sono rimasto impressionato per il fatto che vuol dire che c'è ancora tanto, tanto, tanto lavoro da fare. Questo è solo, come dire, l'inizio. Ecco qua. Eccoci, buonasera, sono Lorenzo Angeli, sono un ricercatore al Dipartimento di Informatica qui all'Università, ma per lavoro e per diretto mi occupo anche un po' di sociologia e di economia applicata di business. Vorrei, anche io sono senza slide, lo vado sempre con appunti, come dicerà, ho tanto insegno, quindi sono abituato. Vorrei portare qualche riflessione sul ruolo del software libero come strumento di innovazione e anche sull'esigenza di innovare come vediamo il software libero. Raul prima ha portato una serie di esempi in cui si faceva vedere come il software libero è un backbone, una struttura fondamentale per la nostra società, in diversi modi. La cosa che è molto subdola e molto trasparente però è che il software libero è anche dentro a tutto il software proprietario che usiamo. Quindi tutti i nostri vari gadget, questo che è parzialmente libero, parzialmente proprietario, i telefoni che avete, i computer, i software che usate quando usate Google, si basano per bandate di software libero. Allora, c'è in sociologia un concetto di cui parla una ricercatrice che si chiama Madeleine Affrick, che è dell'inscript, ovvero del fatto che io posso inserire dentro un artefatto dei valori. Allora, tutti quanti noi, quando usiamo degli strumenti informatici, usiamo gli strumenti che hanno dentro i valori del software libero. Ma quando vengono impacchettati dentro una soluzione proprietaria, in qualche modo rischiamo di perderci, di diluire questi valori. E l'università occupa un ruolo un po' particolare in questo gioco, perché fin dagli albori è stata una del software, diciamo, è stata una delle categorie di organizzazioni che ha più portato avanti lo sviluppo dell'infrastruttura digitale. Ma negli ultimi 10 anni stiamo assistendo in modo molto evidente ha una graduale delega dell'università, dei suoi servizi, verso il settore privato e verso le big tech. Questo porta esattamente a perdere il controllo su questi valori di cui si parlava prima. Le università sono state in parte la fucina del software libero, Linus Torvalds lavorava all'University of Helsinki, ma ora ce lo stiamo perdendo per strada, c'è bisogno di fare qualcosa. E allora io vorrei un po' riprendere anche una delle cose di cui parlava Patrick, che è quella di business model, e anche Raul in parte, che è quella di business model, e vorrei ragionare un attimino su come si può innovare il business model del software libero, portare qualche esempio virtuoso, qualche idea. Marco prima ha parlato dell'idea del payoff dell'investimento pubblico, no? Noi investiamo molti soldi in questo software poi viene preso negli Stati Uniti e ci viene rivenduto. Una ricercatrice italiana che lavora nel Regno Unito, che si chiama Mariana Mazzucato, parla molto di questa cosa e propone in una serie di libri, di articoli, il fatto che in qualche modo il settore pubblico possa riappropriarsi dell'investimento che viene fatto sulle tecnologie infrastrutturali. E un'idea interessante che stiamo esplorando all'interno anche di un progetto che stiamo portando avanti con alcuni colleghi, che è un progetto finanziato all'interno di Erasmus, che si chiama Ciclex, fatto bene,
è quella di pensare a quali possono essere azioni radicali, di innovazione radicale, per ripensare l'infrastruttura digitale, nel nostro caso per l'educazione. C'è un caso molto interessante di due aziende che lavorano così. Loro hanno bisogno di un software libero per i loro soci. Per esempio si parla di un'azienda che si chiama Valve Software, che fa videogiochi, e usa un software particolare che si chiama Wine. Wine è un software che permette di usare programmi Windows all'interno di Linux o all'interno di macOS, all'interno di qualsiasi sistema. Valve ha bisogno in modo critico di questo Wine, perché per loro gli permette di fare un sacco di soldi, gli permette di aprire un sacco di mercati molto più ampi. Allora, la loro intuizione è stata quella di assumere uno degli sviluppatori di Wine, che lo faceva a tempo libero, e internalizzare questa risorsa. Questo sviluppatore ha un contratto particolare: lui ha il 50% del suo tempo pagato per non lavorare per Valve, ma lavorare per sviluppare Wine, così come se Valve non esistesse. L'altro 50% del suo tempo lui lo dedica a sviluppare una sottoversione di Wine, si chiama un fork, che si chiama Proton, sviluppato per le esigenze di Valve, anche Proton rilasciato come codice sorgente, cioè come codice aperto, come software libero. Questa idea, questa strategia per Valve è stata gigantesca, gli ha aperto un mercato piuttosto grande e adesso stanno, diciamo, raccogliendo i frutti dell'investimento. E una strategia analoga la fa un ecosistema di tecnologie diverse che si chiama Matrix, che ha a che fare con le tecnologie di chat. Okay. Matrix è un ecosistema che permette di collegare diverse piattaforme di chat all'interno della stessa applicazione, dello stesso ecosistema in qualche modo. Anche qui un finanziamento pubblico ha supportato la creazione di un'azienda privata, e a un certo punto questa azienda privata, quando il software ha cominciato a diventare, ha cominciato a produrre codice, ha assunto maintainer dalla comunità delle persone a cui era piaciuto questo progetto e li ha portati a lavorare per loro, sempre con questo tipo di contratto variabile, comunque del tempo pagato per non lavorare sulle priorità dell'azienda, del tempo pagato per lavorare sul fork dello stesso codice che tu manterresti liberamente a tempo, come si può dire, nel tuo tempo discrezionale, per l'azienda. Allora, questo in qualche modo ci suggerisce che ci può essere una strada a due vie di cross contaminazione, se dite in italiano, penso intanto, tra tutto il mondo delle big tech e il mondo del software libero, e fa pensare in qualche modo anche che il settore pubblico possa prendere qualche suggerimento da quello che il settore privato fa, perché si possono creare degli strumenti, appunto, per innovare il modo di fare business. Come ultima cosa, porto anche un'altra idea sempre collegata a questo. Qui stiamo parlando di una cosa fatta da Free Software Foundation of Europe, quindi siamo in un contesto in qualche modo europeo. In Europa c'è uno strumento interessante, che è quello delle collaborazioni europee, che possono essere collaborazioni tra istituzioni, possono essere collaborazioni tra stati. E un'altra cosa che risulta interessante è che questa idea di internalizzare di queste risorse, che normalmente potrebbe avere un costo troppo alto, non dobbiamo prendercela da soli. Nel momento in cui siamo in un contesto di collaborazione, possiamo dividerci questa spesa e possiamo cominciare a pensare a dei modi per innovare di nuovo anche questi modelli di business. Quindi questo è stato un piccolo flash che volevo farvi, solo per dirvi che il software libero è stato un motore di innovazione. A questo punto possiamo pensare a come si può innovare il motore e non solo l'automobile che con quel motore costruiamo. Ecco, grazie. Allora, io risponderei alla prima questione. Sono d'accordo, ma sappiamo che le soluzioni, per quanto giuste imposte, non funzionano. Quindi, se non si crea una consapevolezza e una cultura sull'importanza dell'open source, del digitale, eccetera,
a meno di non trasformare la democrazia in una dittatura, sarà dura che queste poi si traducano in iniziative dei singoli amministratori, dei politici, eccetera. E il motivo è per cui la Free Software Foundation fa questo tipo di campagna, perché diciamo, grazie a Dio, siamo in una democrazia e quindi si gioca con le regole della democrazia, cercando di convincere la gente dell'importanza di certe questioni. Quindi in qualche modo noi, diciamo, informatici tecnici, dobbiamo fare uno sforzo per rendere accessibili i concetti che a noi sono chiari sull'eguaglianza tra appunto codice knowledge, che ha avuto una bellissima intuizione, e quindi quella è la strada, è l'unica strada possibile, quella di convincere la gente della bontà della nostra comunicazione. Non ne vedo altro. Sì, c'era anche la prima domanda ancora aperta, quella su, più sul come aiutiamo, diciamo, i cittadini comuni, le mamme, ad essere più consapevoli. Non so se volete rispondere voi. Io secondo me questa è la cosa più complessa e forse anche più interessante, la terrei alla fine. E proverei a farci proprio un po' di dibattito. Sì. Ma io volevo solo aggiungere una cosa breve sul public knowledge. Io da sempre sono, come dire, fortemente contrario alla proprietà intellettuale in senso lato. Che vengano a me questa cosa, che sono una persona che ha sempre creduto nei beni comuni e nella gestione comunitaria di più cose possibili, è una cosa relativamente normale essere contrario alla proprietà intellettuale. Ho scoperto di recente che persone che la vedono probabilmente nella maniera più opposta alla mia sulla gestione di praticamente qualsiasi altra cosa, quindi persone che credono fortemente in un'economia liberale e quindi sulla proprietà privata individuale, hanno, alcune di queste persone, in particolare un libro pubblicato da Michele Boldrin, che è un economista che a me non sta neanche particolarmente simpatico, però sicuramente a livello di economia classica ha fatto delle ricerche degne di nota, ha pubblicato questo libro qualche anno fa contro quello che lui chiama monopolio intellettuale, cioè contro la proprietà intellettuale. E questa cosa mi ha proprio fatto riflettere su come poi alcuni meccanismi che sono nati con l'idea di guadagni personali dentro un sistema, anche chi poi è veramente un paladino di un sistema molto basato sull'individuo e sulla capacità dell'individuo e non sulla capacità collettiva, trova che la conoscenza debba essere collettiva perché anche questo suo modello funzioni. Uno degli esempi che fa lui è scade il brevetto di Edison, di Edison, fine di due secoli fa, scade il brevetto nell'anno successivo, vengono presentate una quantità enorme di invenzioni che sono basate su quel brevetto. Queste invenzioni non sono state tutte inventate in quel momento, ma sono state inventate prima, tenute nascoste e presentate solamente nel momento in cui non era più necessario pagare le royalties per poterle usare. E quindi, come dire, il blocco sulla conoscenza produce ritardi, produce ingiustizie, produce diseguaglianze, e questa cosa non la lì c'è solo chi ha una visione da bene comune, ma evidentemente è così evidente che è transposizionale, questa parola esiste in italiano, se no la coniamo adesso. Universale. Grazie. Sì, allora la domanda di prima su questi modelli qua. I due casi particolari che ho citato in verità fanno riferimento entrambi a situazioni in cui il lavoro dello stesso mantenitore poi è stato anche quello pubblicato come codice aperto. Quindi in questo caso sia Proton di Valve che tutti quanti i lavori fatti su Matrix poi sono anche questi pubblicati come codice aperto. Come vengono inseriti all'interno dei business model è diverso, nel senso che Proton di Valve appunto è di nuovo codice aperto ed è anche, se non sbaglio, software libero, perché mi pare che sia in GPL. E viene integrato all'interno di una serie di elementi in cui
che in verità, di nuovo, devo dire, sono di nuovo tutti quanti liberi. Cioè loro hanno costruito un sistema operativo basato su Arch Linux, in cui questo fork di Wine è integrato al suo interno. E quello che è proprietario loro, se non sbaglio, sono gli asset grafici. Il logo del sistema operativo, lo sfondo scrivania e l'applicazione, che loro producono videogiochi, hanno un'applicazione in cui vendono videogiochi, questa applicazione è ovviamente proprietaria. E l'altro caso che ho citato, quello di Matrix, segue un business model leggermente più tradizionale per l'open source, che è quello del fatto che io pubblico sia diciamo tutta l'infrastruttura client che tutta l'infrastruttura server e do la possibilità alle persone di gestirsela da soli, oppure offro io la versione che io gestisco a pagamento. Quindi in questi due casi particolari. La cosa, secondo me, al di là però di una questione di dove si traccia la linea tra quello che è considerato considerabile etico e quello che è considerato non considerabile etico, che però è interessante, è che stiamo comunque parlando di un manutentore di software che prima faceva questo lavoro in modo totalmente volontario e che a questo punto viene impiegato per lavorare su quella cosa. E quello lì è già lavoro non pagato. Già lavoro non pagato che non voglio espandere, ma diciamo, per fare un eufemismo, perché si parlava prima di questa questione, la nostra società è molto piena di lavori non pagati, in varie forme, no? E secondo me è importante porre l'attenzione sul fatto che una delle ultime invenzioni che abbiamo avuto collettivamente, quella del software, non segue la stessa strada, se possibile. Questa qui, secondo me, è un esempio piuttosto chiaro di un modo per rivalutare queste posizioni che sono state prese, ecco. Posso aggiungere una nota di colore? Forse alcune settimane fa c'è stato un evento internazionale di sviluppatori di grafica libera e a Linux a Rovereto. A questo incontro, a questo incontro si è presentato un ragazzo delle scuole superiori di Trento che è uno degli sviluppatori di un pacchetto che si chiama Pockles, che prevede la containerizzazione di programmi Windows sotto Linux, che nel caso in cui il sistema, sia perché l'utente glielo indica sia perché viene auto-rilevato, sia un gioco, utilizza come engine appunto Proton. Quindi la prova che questo è veramente open source è che c'è già chi lo utilizza, e tra l'altro in questo caso è pure uno studente delle scuole superiori, non è neanche giovanissimo, e infatti erano tutti molto colpiti da questa sua performance. Giusto un altro follow up su questo, perché per dare una posizione etica, Proton, cioè la compagnia che sviluppa questa cosa, è monopolistica. Cioè la Valve, per quanto forse l'ho presentato in una luce piuttosto interessante, ha delle pratiche di business molto discutibili da tanti altri punti di vista, però quello che voglio dire è che non c'è sempre ci sono molti toni di grigio, no, in mezzo, e si possono prendere delle ispirazioni positive anche da modelli di business che io stesso in altre circostanze criticherei fortemente. Quindi questa semplicemente era la cosa, perché appunto quello che diceva Marco esiste. Quindi non è solo questione di dire dove tracciamo la linea, è una cosa molto più difficile e che con la complessificazione della tecnologia diventa sempre più complicato serenamente dire no, la linea la tracciamo qui. Ma in generale ci sono le buone pratiche e le cattive pratiche, soprattutto le aziende di corporation molto grandi tendono a essere dei dinosauri che possono comportarsi bene e male anche contemporaneamente. Tutto sta a favorire le azioni positive e deprecare quelle che sono negative per la società. Quindi in questo caso non mi stupisco, insomma, di questa situazione. Allora, secondo me sono da dividere due cose. Uno è la differenza del riconoscimento e dal sfruttamento dei diritti. Cioè a nessuno salta in mente di dire no, cioè tu fai una cosa e non ti è riconosciuta che è tua. Cioè, questa cosa è comunque chiara. Diciamo,
sul, in generale, cioè il GPL è sul software, parlando nel, nel senso generale, però su, siccome hai nominato tu il caso dei libri, è il tra, non è detto, è, il, è esattamente il contrario, che il sistema di proprietà intellettuale sia il sistema migliore perché chi ha scritto il libro si guadagni. Perché per come è fatto il sistema attuale di proprietà intellettuale inserito nel nostro sistema di mercato ci guadagna così, cioè. O non permette a chi non ha una casa editrice di essere conosciuto. Cioè, queste sono, sono le due cose possibili. Sulla musica, credo chiunque oggi, a parte magari qualcuno o qualche molto grosso, la sua musica la mette in, in maniera fruibile più o meno gratuitamente. Ovunque, e poi il modello di business non è la vendita della musica, ma è il concerto, cioè il, è lì che poi ci si tirano un po' gli stipendi. Vorrei far notare una cosa: l'inventore del sistema Patreon, si pronuncia, che è un po' stato il capo saldo di tutti i sistemi di micropagamenti, è un musicista, è un gruppo che si chiama Pamplemousse, molto famoso in rete, che non voleva farsi spolpare dalle case editrici e che ha trovato il modo per farsi pagare senza che qualcun altro guadagnasse il posto suo, chiusa parentesi. E il problema è che è molto difficile rispondere alla tua questione, perché hai mescolato un sacco di cose assieme che hanno poco a che fare l'uno con l'altro. Per intenderci, attualmente il software è chiuso e considerato nella cerchia del copyright. La licenza GPL è una sorta di attenuazione di tutti i diritti riservati del copyright, quindi non c'è il fatto che non venga riconosciuto, eccetera. Siamo già comunque dentro un framework legale molto ben definito, no? Poi decidi te se vuoi farti pagare oppure no. L'antitrust, quando è che ha operato e ha spaccato la Bell e ha distrutto monopolio? Quando si è resa conto, quando c'era una valutazione, che un'impresa stava facendo profitti a detrimento del bene comune, della società tutta. Quindi praticamente la questione è, i tuoi diritti sono mantenuti e ce li hai per legge, fino a che questi non diventano un danno per tutta la società. A quel punto dovrebbe intervenire l'antitrust. In questo momento ci sono tanti monopoli, Facebook per dirne una, WhatsApp eccetera, che l'antitrust ha deciso di non intervenire, nonostante è chiaro a tutti che questa situazione è dannosa per tutta la società. Penso che non sia diverso il concetto, perché allora Richard Stallman, ad esempio, ci dice di non usare il termine intellectual property. Perché lo dice? Perché l'intellectual property mette insieme dei concetti diversi: il copyright, i brevetti, il trademarking, no? Sulle immagini. E se noi parliamo di software libero, è la stessa dinamica che c'è anche nella Creative Commons. Il fatto che quando tu crei un asset creativo, un lavoro creativo, in automatico tu sei il copyright holder, non devi neanche registrarlo. Se fai un dipinto o se scrivi un codice in Java, in Python, in Go o Rust, no? Tu in automatico sei il copyright holder e poi tu hai il potere. Tu puoi dire chi può usare la tua opera e lo puoi scrivere in un contratto. Questo contratto lo chiamiamo licenza. E il software libero dà a disposizione, cioè la community del software libero ha creato tante licenze. Una di queste è la GPL, poi c'è la GPL, poi c'è la BSD license, la Apache license, la Mozilla license. E ogni questo contratto dà delle libertà in più o in meno all'utente finale.
se una licenza dà almeno 4 delle 4 libertà base, allora viene accettata nella categoria software libero. La Creative Commons fa la stessa cosa per contenuti artistici e io posso selezionare attribution, non commercial use, creative work e così via. E c'è anche la CC0. E la CC0 porta in Europa un concetto che in Europa non funziona, perché in Europa, come hai detto tu giustamente, io non posso cedere il diritto d'autore, si dice, no? L'attribution, che io sono stato l'autore, in Europa non lo posso cedere, in teoria, in America io lo posso vendere. Io posso vendere il fatto che io ho fatto quest'opera e dopo averlo venduto non posso neanche più dire che io ho fatto quest'opera. Questo in Europa non è possibile, perché abbiamo una differenza, no? La Creative Commons ha introdotto la CC0 per allineare. In Europa c'è il public domain, questo concetto, infatti tutti i dati prodotti dalla pubblica amministrazione in America sono automaticamente in public domain. In Europa noi cerchiamo, tipo in alto Adige, hanno definito come licenza standard per i dati la CC0, che è simile al public domain. Per cui il concetto è, senza il copyright, le licenze del software libero non funzionerebbero. No? Per cui questa è una dinamica interessante. Il copyright e le licenze sono uno strumento per comunicare, garantire all'utente che lui ha certe libertà. Per cui la domanda è, vogliamo togliere il copyright? Ma allora torniamo anche al software libero? Per cui non sono sicuro, no? Per tornare indietro alla domanda che era stata posta prima, e tu avevi anche parlato del fatto che le persone nella scuola dovrebbero saper scegliere meglio, io mi chiedo, riusciamo a istruire tutti questi gatekeepers a scegliere meglio o vorremmo più far introdurre una materia che istruisce tutti noi su cosa sono veramente queste dinamiche di copyright, licensing, cosa sono i vantaggi del software libero, cosa sono gli svantaggi del software libero. Secondo me dovremmo andare più nella direzione di non criticare chi sceglie male, secondo noi male, ma di istruire la società a capire le dinamiche e poter scegliere meglio in futuro. Giro su questioni restive. Una sola nota, il ragazzo mi ha anticipato, stavo pensando la stessa cosa. Se persino nel corso di informatica, alle superiori, all'università, ti insegnano l'informatica e non ti dicono da dove è venuta fuori quella cosa che stanno studiando, no? Perché in pratica basta un minimo di analisi storica dell'evoluzione di certe tecnologie e viene fuori che viene tutto dal mondo del software libero e la scuola sta cercando, non so, quasi ce la mette tutta per non parlare, per dimenticare. E tra l'altro ci sono anche delle implicazioni politico-economiche non indifferenti. Mi viene in mente che l'azione dell'antitrust ha creato il virus, però non ve lo dico adesso perché altrimenti andremo avanti. Sulla scuola, ma in realtà in qualche modo la pubblica amministrazione generale, vorrei citare una cosa breve, poi secondo me Lorenzo può avere delle cose abbastanza puntuali sull'insegnamento. Nel 2020, credo, potrei sbagliare di un anno, c'è stata una sentenza chiamata SEMS 2 a livello europeo che fondamentalmente ha invalidato quello che era il protocollo precedente per scambi di dati con il fuori Europa, che poi nella maggior parte dei casi vuol dire Stati Uniti. In Europa noi abbiamo una cosa che si chiama GDPR, General Data Protection Regulation, che è
a parere mio, ma a parere di molti, lo strumento legale più avanzato di protezione dei dati della persona singola, che in breve dice: i dati sono tuoi, non li raccoglie, e quindi sei tu che devi decidere cosa ci fai e non chi li raccoglie. L'NSA ha, salvo processi legali, cioè se un giudice dice che si può accedere ai tuoi dati, quella è un'altra cosa, però l'NSA ha più o meno accesso a qualsiasi dato su qualsiasi server di qualsiasi compagnia con sede negli Stati Uniti, anche se il server non è fisicamente negli Stati Uniti, praticamente così, cioè ti bussa e gli devono dare. Questa cosa è in violazione con la GDPR. Prima c'era stata questa cosa chiamata privacy, prima di questa sentenza, questa cosa chiamata privacy shield, che permetteva allo scambio di dati con le corporation con sede legale negli Stati Uniti e in realtà fuori dall'Europa. La sentenza Schrems 2 ha invalidato questa cosa, per cui fondamentalmente questa può essere anche una cosa che non aiuta le mamme, però almeno può dare uno strumento legale per dire: no, voi queste cose non le potete fare. Cioè, fondamentalmente, costringere uno studente ad avere un account Google o un account Microsoft o Zoom per accedere alle lezioni lo pone di fronte a dover scegliere tra il diritto allo studio e il diritto alla privacy. Quindi, in ogni caso, cioè, questa cosa non può essere imposta a una persona. Come riferimento, se foste interessati, cioè, siccome questo è uno strumento anche legale e utile, SCHREMS, secondo scritto i numeri romani. Lascerei quattro speaker, quattro relatori, di fare una conclusione loro, se vogliono, magari un po' raccogliendo tra i vari stimoli disputi sui monopoli, sulla scuola, su tutto quello sull'ospedale, insomma, anche tutte le malefatte nascoste che di cui abbiamo parlato, pensando proprio anche alle strategie, no? Perché vuol dire, è talmente evidente quanti sono i vantaggi che viene a dire: ma allora perché non lo stiamo facendo? C'è il caso, perché no? Quindi se volete su questo fare una, perché io qua, se no, se lo fate adesso non lo fate più, perché mi viene da dire, con grande potere arriva anche grande responsabilità, no? Per cui l'utente accetta, per cui ha la responsabilità di accettare, e questo è quello che noi come Free Software Foundation Europe vogliamo fare. Non vogliamo picchiare chi sbaglia, ma vogliamo istruire chi non sa ancora, fine che possa prendere una decisione consapevole. Il tema, abbiamo visto, è molto complesso, no? Copyright sì, copyright no, come funzionano le licenze nella scuola, nell'economia, sviluppo software, utilizzo software, un altro tema che potremmo discutere, no? Le scuole sono quelli che utilizzano o che sviluppano software, no? Anche la pubblica amministrazione. Io penso che come conclusione abbiamo oggi fatto un passo molto importante. Abbiamo presentato il lavoro di volontari, di sostenitori del Free Software, Free Software Foundation Europe, un passo per istruire le persone, e vorrei anche dirvi una cosa: Raul ha fatto sul sito della Free Software Foundation Europe una richiesta di un progetto. Raul ha richiesto di fare il tuo italiano di Pablo Mani Pablo, e gli è stato dato supporto. Per cui vi invito, quando farete il vostro brainstorm o se avete delle idee su come portare avanti il software libero e volete fare delle azioni come questo tour italiano informativo di Pablo Mani Pablo o denaro pubblico, codice pubblico, adesso andate sul sito dell'FSP, proponete la vostra idea e l'FSFI cercherà di darvi il supporto necessario. Grazie mille per essere venuti. Per aggiungere una battuta finale anche voi.
l'esempio, il, come l'esempio del semaforo, a un certo punto arrivano le leggi che impongono certi, certi comportamenti, soprattutto perché rispettare il semaforo rosso vuol dire non tamponare quello che passa col verde, quindi un diritto è un obbligo, è sempre un diritto, vuol dire anche un diritto di qualcun altro. In questo caso, prima di arrivare a un obbligo ci vuole comunque un minimo di consapevolezza, nel senso che quando qualcuno ha deciso che bisognava sanzionare chi passava col rosso, c'è stato un momento di comprensione che c'era l'esigenza di imporre questo tipo di sanzione. Quindi noi non siamo ancora a questo livello, o meglio, l'Europa ha fatto dei passi enormi col GDPR e con altre iniziative che probabilmente usciranno, no? C'è ancora da fare di più, ci vuole ancora maggiore consapevolezza perché vengano indotte buone pratiche e con queste automaticamente anche le sanzioni. Grazie. Grazie. La mia chiusa sarà brevissima. Patrick ha distribuito a ognuno di noi una copia, abbiamo qualche copia in più, prendetele e distribuitele anche voi. Prendeteci, ci sono gli adesivi, passate da qua poi e prendetele. E grazie ancora di essere qua. E grazie a Coppia Foundation per averci ottenuto. Secondo me l'ultima cosa che è rimasta un po' aperta è quella sull'educazione che hanno portato avanti i ragazzi prima. E che mi sento che ho guardato anche un po' di che ho detto prima su una persona che scrive il codice, no? Io penso che quello di cui abbiamo parlato sia molto sensato e molto rilevante, ovviamente non saremo qua, ma è un po' troppo facile tanto dire dovremmo fare di più come istruzione, perché io ti insegno anche molto, chi mi conosce sa quando tu passi a insegnare. Secondo me appunto un altro, quando decidiamo di scrivere software, decidiamo di essere creativi. E quando decidiamo di essere creativi, la creatività non passa solo per quello che facciamo direttamente, ma anche per tutto quello che ci gira intorno. Quindi passa anche per il pensare creativamente a quali possono essere gli usi del software che scrivo e valutare questa cosa in modo critico. E spero che come università, e insomma io personalmente mi sto mettendo in campo per fare in modo che come università costruiamo gradualmente questa consapevolezza dal basso e dall'alto contemporaneamente. Forse anche questo evento sulla propaganda è un passo nella direzione giusta. Con Lorenzo parlavamo prima e dicevamo che c'è una, quasi un maggiore interesse da parte di chi sta nella parte più amministrativa dell'università verso questi temi che non da parte di chi si occupa dell'insegnamento e della ricerca, e questo è anche un aspetto da esplorare, interessante, e niente, speriamo che sia il punto di partenza di tante iniziative necessarie e utili, ma appunto faticose da fare, ma insistere perché ci vuole del lavoro per tradurre del codice, ci vuole del lavoro per tradurre, per scrivere questo materiale, ci vuole del lavoro per promuovere e confrontarsi con tutte le moltitudini di soggetti che hanno prospettive diverse, diciamo, da quelle di cui stiamo parlando adesso. Quindi grazie per essere qui e grazie per tutto quello che stiamo stati facendo per andare in questa direzione.